Allora, buonasera a tutti quanti e bentornati su Parabellum e con me il mio buon amico Ugo Poletti da Odessa. Ciao Ugo. Tanti saluti dalla città vessata dagli ultimi bombardamenti, vissuti tutti in diretta. Ecco, cerchiamo di fare una ricostruzione per cui io sono stato anche abbastanza, diciamo, criticato, perché dicevo che l'accordo del grano non sarebbe stato rinnovato. Diciamo che io ho Sì. collegato alcuni punti, ho avuto alcune intuizioni che poi si sono rivelate veritiere. Isola dei Serpenti. Zelensky fa il video dell'Isola dei Serpenti che è collegata alla storia del grano, no? Cioè tutto partito con il famoso, no? Certo. Ecco. Dopo di quello, la rivendicazione dell'attacco del ponte di Kerch, quello vecchio. Come Sì. dire, ok. Occhio, io queste cose le intendo sempre con occhio, l'abbiamo fatto una volta, lo possiamo rifare. Poi l'attacco a Sevastopoli con i droni, anche se non è andato bene. Nuovo attacco al ponte di Kerch. Lì ho detto, questi sono tutti messaggi per far capire ai russi, guardate che se non lo rinnovate, qua finisce male. Ed Erdogan, la lettura che ho dato io di Erdogan, della famosa liberazione dei cinque comandanti dell'Azov, non è stata quella dei media. Ah, guardate, Erdogan che si allontana da Putin, lo tradisce, fa un regalo di Babbo Natale a Zelensky. Io l'ho inteso con occhio, perché la clausola diceva che i prigionieri ucraini devono rimanere in Turchia. Questo dà un buon espediente a Putin per uscire dall'accordo del grano senza perderci la faccia, soprattutto Sì. rispetto ai paesi africani. E ora l'attacco di Odessa, che è pietra tombale praticamente su questa cosa, poi lo vedremo con la dichiarazione da parte dei russi che ogni nave che si dirige verso le coste ucraine è considerato un bersaglio legittimo. Quindi, fatta questa ricostruzione, mettendo tutti i punti in linea, arriviamo alla situazione attuale. Io non credo che non vogliono rinnovare l'accordo di gas, credo che vogliono ottenere qualcosa di più. Fra l'altro avremo anche un ospite speciale un po' più in là, per parlarci della questione economica, verrà Bertonelli per spiegarci bene la ripartizione del grano e dei cereali Certo, e il certo. discorso del probabilmente i russi vogliono ottenere qualcosa, forse il ritorno al sistema SWIFT come moneta di scambio. Questa è una nostra ipotesi che poi vaglieremo, però ora con te, visto che vivi lì, volevo sapere i danni che ha ricevuto la città. Io so che sono stati attaccati i silos, le gru, Sì. l'aeroporto militare, mi dicono anche la zona del mercato del pesce, non so cos'altro perché tu sei lì, ci puoi raccontare di più, è l'attacco più grande che sia mai avvenuto fino ad oggi. Beh, diciamo che io che ne ho visti centinaia di questi attacchi, questo qui è stato particolarmente impressionante perché non si erano mai accaniti così tanto sul porto. Vuoi perché forse all'inizio della guerra i russi pensavano tanto adesso la catturiamo senza combattere in poco tempo, perché distruggere delle infrastrutture che ci servono? Vuoi perché poi è subentrato l'accordo del grano? E quindi non poteva, hanno attaccato qualche volta il porto anche durante l'accordo del grano, però sono sempre stati attacchi un po' più chirurgici. E poi uno dei motivi, vi racconto un aneddoto proprio qui locale che raccontavano i miei amici che lavorano nelle società di shipping, di spedizionieri, insomma, quelli che gestiscono la logistica dei mercantili. Loro mi hanno detto: guarda, molte delle navi bloccate nei porti di Odessa hanno carichi per la Cina. Quindi noi consideriamo di avere una sorta di polizza assicurativa politica, perché i russi sanno o sono stati avvisati: guardate che quella roba che abbiamo comprato noi cinesi non ce la dovete toccare. Quindi questi sono i motivi per cui il porto è stato toccato molto lievemente. Qualche volta è stato attaccato qualche molo perché cercavano qualche deposito di munizioni, ma sostanzialmente è rimasto abbastanza intatto. Cosa è successo? Abbiamo avuto due attacchi notturni. Il primo, dove siamo stati attaccati da 7 missili Calibr e 21 droni kamikaze, e gran parte di questo attacco era concentrato sul porto. Io non avevo mai sentito delle esplosioni così vicine, infatti tremavano le pareti di casa mia e poi l'onda d'urto faceva tremare anche i vetri.
li hanno abbattuti quasi tutti sopra il porto, non hanno colpito i bersagli, perché a guardare bene le fotografie delle distruzioni si vedono buchi causati probabilmente dai frammenti, perché se un drone o un razzo andasse a colpire il bersaglio si creerebbe un cratere o un buco in un palazzo. Quindi quello che abbiamo visto noi sono i risultati degli abbattimenti sostanzialmente, che hanno colpito qua e là, hanno colpito per esempio il ristorantino sul molo delle crociere vista mare, hanno colpito l'orribile hotel Odessa costruito ai tempi delle crociere che adesso è abbandonato da decadi, hanno colpito dei silos, però non si vede che questi silos non sono esplosi perché colpiti direttamente, ma dall'alto hanno beccato in caduta qualche chilo di ferraglia. Ecco, questo è stato il primo attacco. Il secondo attacco è stato anch'esso direzionato al porto. Abbiamo sentito un'orchestra di antiaeree che mi dispiace non averti registrato, perché si sentiva diversi colpi, cioè sentivi proprio dei suoni come se fossero a seconda delle munizioni, dei calibri, e qui c'è stato un concerto, secondo me, di antiaeree italiane, tedesche, francesi e inglesi, ma un concerto stile Baghdad, che anche lì ha buttato giù tutto. Ecco, in questo secondo attacco un danno grosso l'hanno fatto in un mercato che non è un mercato del pesce, si chiama il Settimo Chilometro, che è fuori Odessa, è una roba gigantesca, è un mercato enorme dove c'è tutto, cioè dai fiori ai vestiti, dalle lavastoviglie ai materiali per l'edilizia, tutto. Lì probabilmente quella è una zona poco protetta dalle batterie, lì invece hanno proprio centrato il mercato e hanno distrutto una decina di negozi, praticamente, ma sono come dei grossissimi magazzini uno dietro l'altro. E qualche danno anche al porto, danni più rilevanti nella vicina Nikolaev, o Mykolaiv, se preferite, dove hanno colpito una infrastruttura turistica sulla costa. Ecco, questo è stato una breve sintesi. Per noi è stato abbastanza violento, perché così insistentemente eravamo abituati ad attacchi di 10 droni che normalmente colpivano fuori dalla regione di Odessa. Non dimentichiamo che quando c'è stato il grosso sciame di droni, questi andavano quasi tutti a colpire le centraline di distribuzione elettrica e sono quasi tutte fuori dalla città. Un attacco così intenso sul porto è la prima volta, quindi come leggerlo? È mancata anche la luce, no? No, noi la luce, vabbè, forse noi avevamo le luci spente, ma non l'abbiamo vista la luce. Ecco, non posso dire, non abbiamo provato ad accenderla, che abbiamo tenuto la casa al buio. Se mi dici che è così, ma questa notizia tra quelle che ho scorso io non l'ho trovata, sinceramente. Quindi, vendetta, ci avete attaccato il ponte di Kerch e noi vi facciamo la ritorsione. Secondo me è anche, come dicevi tu, un segnale, una minaccia agli ucraini, che vuole dire: da questo momento i vostri porti sono solo nel nostro mirino. Se vogliamo vi colpiamo quando vogliamo. Prima avevate l'accordo e stavate, quasi sicuri, adesso invece non lo siete più. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che forse c'è ancora una finestra per la riapertura dei negoziati? Erdogan ha chiesto a Putin: dai, fai il bravo, riapri i negoziati. Per riaprire i negoziati bisogna concedere ai russi quello che vogliono. E quello che vogliono, una parte l'hai menzionata tu, cioè la riapertura del sistema SWIFT con alcune banche, per consentire, l'escamotage è questo, per consentire ai russi di esportare anche il loro grano, perché la mancanza del pagamento SWIFT impedisce a loro di esportare il grano verso quei mercati che hanno i pagamenti occidentali. Se devono dare il grano, chiaramente all'India o alla Cina, si mettono d'accordo anche in maniera diversa. E invece la cosa invece importante per loro è la questione dei fertilizzanti. Ricordiamolo, tra Odessa è collegata col cuore della produzione di fertilizzanti, la famosa città di Togliatti, che noi chiamiamo... Ah sì, questo l'abbiamo visto. Non vi traduco cosa ha detto, perché la parola è uguale a quella dell'isola dei serpenti ed è una roba, esatto, bellino in inglese è fuck, ma...
Sì, no, ne abbiamo viste a dozzine di questi video. Per finire, i fertilizzanti, cioè c'è una connessione tra Odessa e la città di Togliatti, che noi ci ricordiamo perché ci avevano fatto lo stabilimento della Fiat, e noi italiani la conosciamo come Togliatti Grad, ma è Questa è una un'italianizzazione, cosa si che chiama solo avevo Togliatti. notato. L'export Di russo di fertilizzanti. fertilizzanti era diminuito del 23% e si erano, diciamo, armati per aumentare la loro produzione di grano. Io questa l'ho presa come sintomo del fatto che volevano mettersi loro come primi Sì. Beh, esportatori. Questo è già da 3 mesi. prima della guerra i russi erano già i primi esportatori al mondo di questi fertilizzanti a base di ammoniaca. Qual è diciamo, il qui pro quo? È che questi fertilizzanti nel processo di creazione del fertilizzante, che serve in tutto il mondo per l'agricoltura, ovviamente, piacere Umberto, non ci conosciamo, ma per la prima Ah, volta ci buongiorno vediamo così. online. Ok. Mi sentite? Sì. Sì. I fertilizzanti, chiudo la mia noiosa presentazione, a base di ammoniaca hanno nel loro processo di creazione il gas. Quindi per i russi questo era un impiego di quel gas che non riescono a vendere. Perché il gas non puoi fermarlo, quando hai fatto un buco nel sottosuolo, la spinta lo fa uscire. Non si possono più sigillare quei buchi. Quindi il gas, se non lo riesci a vendere a qualcuno, se non lo riesci a liquefare, se non lo impieghi nella creazione di fertilizzanti, lo devi bruciare. E quindi l'uso dei fertilizzanti per la Russia era essenziale per non sprecare questa quantità di gas che da quando gli europei... Pronti? No, non lo sento più. Sì, Eccoci. eccomi. Quindi questa era una cosa chiesta nell'accordo del grano, era proprio scritta sui trattati, che dovevano riaprire questa pipeline, questo gasdotto. Non è stato fatto perché gli ucraini non vogliono dare ai russi questo vantaggio. Ok. Allora, su queste domande qui la recupero dopo, Simone. Ci arriveremo poi all'analisi, insomma, di quello che sta succedendo. Infatti erano 2 mesi che io avvisavo, insomma, dell'accumulo di forze russe al nord, tanto grazie a Roberto Brioni. Perché abbiamo qui Umberto? Perché ovviamente io non sono un economista e quindi quando parlo dico più o meno, nel senso, sul discorso del grano, la lamentela russa che parte del grano non andava secondo loro ai paesi a cui doveva andare, quindi dal loro punto di vista, e Umberto ci spiegherà perché il livello di valutazione dei paesi russi è differente da quello delle Nazioni Unite, e quindi Umbe a te la parola. Allora, sì, prima di tutto, vabbè, ti ringrazio per lo spazio e saluto ovviamente anche io Ugo. Purtroppo ero su un'altra schermata e sono intervenuto un po' così. No, ci tengo a precisare fin da subito che l'economista è quello che ha un PhD in economia e ha una cattedra in un'università che appunto tenta di spiegare economia. Quindi sicuramente non lo sono io. Detto ciò, se posso condividere io, Mirko, così faccio una Condividi quello che breve. vuoi. Ottimo, perfetto. Guarda, io partirei da quanto dichiara il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa in data 17/7 e si capisce un po' quello che loro intendono per paesi in via di sviluppo. In particolare loro dicono gli stati più poveri come Etiopia, Yemen, Afghanistan, Sudan e Somalia rappresentano meno del 3% per un totale di 922.092 tonnellate. Okay? Quindi sostanzialmente loro lamentano che questi corridoi umanitari o comunque di aiuto nella transizione, diciamo, nel passaggio di cereali e grano, ecco, non è arrivato, diciamo, ai paesi in via di sviluppo, e questa è la ragione per cui si sta diffondendo questo 3%. Certo è che se uno va a vedere, ad esempio, la definizione che dà l'ONU di paesi in via di sviluppo, ce ne sono ben altri, ecco, di paesi. E quindi diciamo che la Russia dice giusto a riguardo di quelle cifre, ma esclude una marea di altre situazioni. Quindi è un Certo, problema di situazioni. definizione di paese in via di sviluppo. Sì, gioca su questo tema probabilmente. E se noi andiamo a vedere appunto i dati, in questo caso abbiamo la possibilità di accedere a un dataset
Adesso io prendo la rappresentazione del Consiglio d'Europa, ok? Abbiamo la distinzione tra appunto carghi che sono arrivati ai paesi in via di sviluppo e quelli che sono arrivati ai paesi sviluppati per quanto riguarda il grano e il grano turco. Tra l'altro, qua ancora abbiamo la possibilità di collegarci da questo link appunto all'ONU direttamente, se vedete. E qui ci danno un po' tutto il dataset a disposizione, quindi abbiamo tutti le varie spedizioni, dove sono arrivate, vi discorrendo. Quindi, come dicevate giustamente prima, la Cina è uno dei maggiori beneficiari di questo accordo, poi abbiamo la Spagna, la Turchia, la Tunisia, Paesi Bassi, Italia, Israele, via discorrendo. Ma attenzione anche qua alle note, perché come potete leggere, queste sono le destinazioni primarie. Vediamola così, così vengono definite appunto dall'ONU. Quindi queste merci, volendo guardare, possono arrivare anche da altre parti nel mondo. Quindi sostanzialmente c'è magari la Spagna che importa determinato grano cereale e poi lo riesporta da un'altra parte, quindi c'è tutta la parte relativa alla catena del valore. Però in linea di massima quanto hanno ragione i russi? Ma non è che hanno ragione, non hanno ragione... Ma semplicemente loro fanno cherry picking, non guardano l'insieme. Ad esempio ti faccio vedere il report. Ma per essere obiettivi, al 20, al 30, al 40%, nel senso. Ma io non so dare percentuali, mi dispiace, ma io non mi occupo di dare ragione. Vabbè, ognuno se le guarderà si farà una sua idea. Esatto, insomma. Bravissimo, credo che sia opportuno questo elemento. Però fammi dire una cosa, se noi andiamo a vedere quello che dichiara l'FSBR, ok, per quanto riguarda appunto ad esempio la situazione particolare come quella dello Yemen, che ora qua vi occupate di politica internazionale molto più di me, ok? Però se andiamo a vedere quello che ci dice per quanto riguarda appunto lo Yemen, si scopre che cosa? Che in questa situazione lo Yemen non sta soffrendo più di altre volte. E anzi, l'ultimo report appunto delle Nazioni Unite parla di una situazione, qua magari ve lo vado a condividere, utilizziamo Google Traduttore come fanno gli ampi, parla appunto di che cosa? Di una situazione in cui la sicurezza alimentare è notevolmente migliorata rispetto al periodo dello scorso aprile 22, ok? Questo è il report del 25 al 31 maggio, ora ho preso questo, ma c'è anche quello di luglio che dice più o meno le stesse cose, ok? Adesso avevo sotto mano questo e quindi vi proietto questo. Però in buona sostanza cosa ci sta raccontando? Che benché ci sia un problema di fame nel mondo, e questo sottolinea anche Oxfam questa mattina, ecco, non si può dire che l'iniziativa sul Mar Nero non abbia sortito effetto, anzi, qua si dice proprio il contrario, in un paese che è lo Yemen, che è uno di quelli che dovrebbe essere colpito di più dalla carenza di export ucraino, insieme all'Egitto e al Libano, perché sono questi tre paesi che vengono considerati più rischiosi. Poi c'è anche la Tunisia e via. Non riusciamo a dire che forse i russi hanno ragione. No, è che io sono come Fonzi, non riesco a dire che diciamo che i russi quando è che hanno ragione? Quando magari parlano di Swift, se proprio vogliamo dargli una ragione, nel senso che l'accordo che è stato fatto col grano prevedeva un altro accordo fatto tra le Nazioni Unite e la Russia, in cui le Nazioni Unite si impegnavano ad aprire il commercio, ok, agevolare il commercio, come diceva Ugo poco fa. Da questo punto di vista le Nazioni Unite si sono impegnate, ok, e qui abbiamo una marea di evidenze, a partire da JP Morgan, a partire da altre banche che hanno aperto la possibilità a transazioni dedicate soltanto a materiale agricolo e fertilizzanti, che anche qui sono senza sanzioni. Questi materiali sono senza sanzioni, quindi anche questo va sottolineato. La Russia ha dei problemi proprio di approvvigionamento da questo punto di vista. Tu credi che la chip bargain qui sarà lo SWIFT, cioè rifare l'accordo in cambio del rientro soprattutto per fertilizzanti? No, si parlava di un canale privilegiato all'interno di SWIFT. Quindi tu considera che SWIFT non è un mezzo su cui transitano i soldi. Su SWIFT transitano i dati relativi alle transazioni, ok? Quindi tutte le informazioni relative ai pagamenti transitano su SWIFT. Ma detto questo,
si possono creare dei canali per determinate transazioni, come ad esempio quelle dedicate soltanto alla banca agricola russa, ok? Quindi si poteva fare una cosa di questo tipo. C'era anche l'ok del governo degli Stati Uniti d'America, secondo Reuters, qua è un'indiscrezione, via discorrendo, e semplicemente non è stata portata avanti questa cosa, perché ovviamente la Russia ha interrotto tutto. E un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che questo accordo parallelo, quindi sono due accordi diversi, Grano e Swift, sono due cose diverse, ecco, era triennale, quindi anche qui l'impegno era sul lungo periodo della serie, non ci impegniamo a breve, ti promettiamo che ci impegniamo lungo questi 3 anni. Ecco, anche questo è un altro elemento da considerare e cambia un po' la prospettiva. Non voglio interromperti, però voglio aggiungere una cosa molto importante. Continuiamo a parlare di grano e io, anche a costo di essere noioso, voglio sempre spiegare, puntualizzare, che non è solo grano, è una specie di paniere dove c'è dentro il frumento, che è quello che noi consideriamo il grano per fare il pane, se vogliamo. Poi c'è il cosiddetto gran turco o mais, che è fondamentale per alcuni paesi. Guardate che quando si sono interrotte le esportazioni di mais ucraino verso l'Italia, hanno fallito molti allevatori, perché è una componente fondamentale del mangimenti. E poi, oltre a questo, c'è fondamentale una cosa che noi trascuriamo, che sono i semi di girasole, di cui l'Ucraina è il più grosso esportatore al mondo. Allora, noi che ce ne facciamo dei semi di girasole? Sì, ce li sgranocchiamo durante l'aperitivo, ma guardate che dall'olio del semi di girasole dipendono le catene alimentari di paesi come la Cina e l'India, che sono i più grossi importatori. Ecco che allora, non è, chiamarlo grano molto spesso è fuorviante, se si tiene presente che alcuni di questi, diciamo, di queste granaglie, dovremmo reali, sono strategici per alcuni paesi. Cioè, se tu togli l'export ucraino di frumento all'Egitto, quelli non mangiano più pane, perché è quello che loro importano regolarmente ed è anche quello meno caro. Se togli il mais a molti paesi europei che importano dall'Ucraina perché costa di meno, metti in crisi tutta quanta l'industria zootecnica. Se togli i semi di girasole dalla Cina o dall'India, metti in crisi, perché loro non cucinano come noi italiani con l'olio d'oliva e con il burro, loro ne hanno bisogno per l'alimentazione. Allora capite che questa esportazione di grano non è soltanto una roba umanitaria importantissima, sono 400 milioni di persone che dipendono da queste esportazioni ucraine. 400 milioni di persone non sono una bazzecola, perché creano poi il rischio di migrazione di popoli, insomma, possono creare rivoluzioni, ma diventano anche un tema strategico, perché chiaramente l'Ucraina su queste esportazioni può creare i rapporti con i paesi, e la Russia ha utilizzato col suo ricatto queste esportazioni per fare la voce grossa e mettersi d'accordo con alcuni paesi. Ecco, questo secondo me è importante dirlo. Ma sono super d'accordo con te, Ugo, anche perché un altro elemento importantissimo secondo me riguarda soprattutto Egitto, Sudan e Tunisia, perché nel sud della Tunisia ci sono spesso e volentieri formazioni di cellule, diciamo, estremiste, non terroriste, però che nella situazione in cui tu vai a deprivarle del grano possono ristaurarsi tutte quelle proteste che abbiamo già visto nella scorsa decade, legata appunto alle rivoluzioni arabe, ok? Quindi le primavere arabe. E da tenere ben presente questo lembo di terra, no? Tra la Tunisia e appunto il confine dell'Africa centrale, perché lì si è sviluppato l'ISIS. E ci sono tutta una serie di elementi comunque che non dico necessariamente possano portare alla creazione del terrorismo, ma che sono elementi di rischio e come tali vanno trattati. Quindi, cioè, ripeto, cioè, è una cosa estremamente complessa, quindi hai fatto super bene a citare il fatto che la cosa... Parliamo dei mercati paralleli che gli ucraini potrebbero sfruttare. Potrebbero sfruttare una via attraverso la Romania, una attraverso la Polonia, che già esiste, anche se i polacchi si sono lamentati. Ricordiamoci le manifestazioni degli agricoltori polacchi, perché ovviamente il grano ucraino costa poco e quindi si lamentano al riguardo di questa cosa. Hanno dato il permesso per farlo passare, ma non per farlo vendere. Quindi il supporto c'è, ma
finché non va a intaccare il mercato interno, diciamo. Ma posso rispondere io sulle vie alternative? Beh, innanzitutto voglio rispondere anche a questo tweet che hai messo, collegandomi a quello che ho detto prima. Se i russi affondano un mercantile che porta semi di girasole in Cina, si cercano dei guai con la Cina, capite? Se lo fanno con l'India, paese strategico, anche perché attraverso l'India abbiamo scoperto che si aggirano le sanzioni, si creano un problema. Ecco, quindi, quali navi loro pensano di attaccare? Non credo che sia una minaccia molto facile da effettuare. Certo, se un cargo va verso un paese che a loro è ostile o che gli ha votato contro le Nazioni Unite, allora sì, in quel caso lì possono dire vi facciamo un dispetto. Riguardo alle vie alternative, allora, posto che caricare granaglie su tir, cioè camion, o su treni costa troppo, perché le vie del mare sono quelle meno care, ma sono anche una nave, per caricare una nave ci vogliono 40 tir, cioè se tu quello che carichi su una nave la metti su dei tir, ne hai bisogno di circa 40, ecco, queste sono di più o meno le dimensioni. Qualcuno dice, beh, ma si può passare attraverso le acque territoriali della Romania. Bene, sì, è vero, perché ci sono due porti. Mi sentite? Perché io vi vedo frizzati. Sì. Voi vi sentite bene? Sì, perfettamente. Bene, allora io continuo. Ci sono due porti sul Danubio, perché ai confini con la Romania c'è il Danubio. Due porti sulla foce del Danubio, sono tre in verità, ma i due grossi sono Izmail e Reni. Ecco, da quei porti le navi possono poi attraverso il Danubio passare attraverso le acque territoriali romene e arrivare a Costanza. Quindi quello è un tragitto sicuro, vero, ma i porti sono piccoli e il Danubio ha un letto più basso rispetto al mare, quindi quello è un collo di bottiglia, cioè non potete pensare che le tonnellate che uscivano, guarda caso, da Odessa, Yuzhny e Chornomorsk, i tre porti fondamentali, queste 31 milioni di tonnellate, non possono passare da quei porti lì perché sono troppo piccoli e ne possono passare una quantità molto più limitata. Ecco, quindi non ci sono alternative, a meno che, come qualcuno sta già dicendo, probabilmente continueremo a caricare dai nostri porti e probabilmente i russi stanno minacciando, ma non hanno, diciamo, interesse ad attaccare queste navi. Quindi i traffici potrebbero anche continuare. Sì, qualcuno ci chiede... Se un attacco in acque territoriali di un paese NATO attiverebbe l'articolo 5. Se colpiscono qualcosa nostro, sì, se colpiscono una nave ucraina. Sì. Sì, come al solito, però c'è l'articolo 6 che ti dice sostanzialmente che devi è un dato di guerra, è una violazione delle acque territoriali, è come se ci bombardassero anche sulla terraferma, teoricamente. Teoricamente non ne hanno bisogno, perché dalla Crimea sono in grado di intercettare tutto prima che entra nelle acque territoriali. Esatto. Però ecco, l'articolo 5 non è che per forza di cosa ti dice che se subisci un attacco bisogna rispondere con un altro attacco, cioè anche questo è un altro elemento da tenere in considerazione, quindi bisogna capire come viene valutato. Non è facile saperlo in anticipo. Sì, però la foce del Danubio, che si dirama in, diciamo, in diversi tentacoli, ma è già acque territoriali romene, quindi tu dai porti sul Danubio ucraini puoi andare direttamente in acque territoriali romene, non devi passare dal territorio ucraino. Quindi la via è protetta. Notare che abbiamo messo un nuovo layer, cioè un nuovo layer sulla mappa che fa vedere praticamente le acque internazionali, vedi International Water, acque territoriali, eccetera, quindi si vede la striscia, no? Dove le acque territoriali ucraine si uniscono a quelle romene, quindi teoricamente sfruttando questo corridoio lo potresti fare, però nelle acque territoriali non so dove è il cambiamento fra quelle romene e quelle ucraine, ma finché loro, diciamo, navigano in questa zona possono essere colpite perché sono acque territoriali ucraine lì, sì. Non è difficile colpire delle navi di quella stazza. No, non è difficile, certo. No, ma lì non sono sicure. Sono sicure se invece caricano sui porti sul Danubio, che sono invece già all'interno. Altra cosa, ovviamente l'attacco sul ponte di Kerch, perché poi ce lo chiedono, ha fatto danni, ma danni, insomma, medi. Si è rotta una carreggiata praticamente del ponte. In realtà stanno già
lo stanno già utilizzando. Ci sono dei video dove si vedono le macchine che passano su una delle sole due carreggiate, che sono quattro, no? Due da una parte e due dall'altra. Ci sono già dei video, insomma, che sono tornati in attività. Fra l'altro è interessante vedere come gli ucraini hanno fatto l'attacco. Pare che sia stato un barchino drone a fare l'attacco, o sono state delle truppe speciali che sono andate lì e hanno minato il tutto. C'è ancora il dubbio, diciamo, su quale sia stato il metodo. C'è chi dice che sono stati i droni barchino della nuova generazione, e c'è chi invece aveva notato che dopo l'attacco c'erano alcuni jet ski neri abbandonati che galleggiavano lì in zona. Questo può essere perché si era praticamente alzato, no? Il coso, quindi l'esplosione è da sotto, non è un attacco missilistico, proprio è stato sbalzato, quindi probabilmente da sotto. Però ci sono mille libbre di esplosivo dentro questi barchini qui. Mirko, dovremmo chiedere a un esperto se non è possibile, come si faceva nei sottomarini, per inibire l'accesso dei sottomarini alle baie dei porti, se è possibile mettere delle reti metalliche per fermare questi droni prima che arrivino al bersaglio. Certo che lo possono fare. Oddio, e ne servono parecchi, è lunghino. Beh, certo. Sì, non è proprio... non è facile, però... quando attaccarono Sebastopoli, la mia prima domanda fu: ma qui lo sapevate che gli ucraini avevano droni marittimi? Com'è che almeno l'ingresso, che più, invece di molto più stretto, non è stato protetto? E qui, idem, almeno intorno alle campate dovrebbero mettere qualcosa come delle reti. Sì, questa invece è la jet ski abbandonata, nera, ottime operazioni notturne, quindi può essere che c'era anche un team, o che operava il barchino, o che direttamente sono arrivati con i jet ski, questa un appoggio. L'hanno abbandonata, insomma. Va bene. Perché Ponte di Kerch, ragazzi, molto... io vi saluto, se non c'è nient'altro che avevo detto qui. Mirko, grazie del supporto, una saltata la faccio, poi sono anche grazie io delle precisazioni, che lo sai che mi piace essere grazie preciso. grazie a te grazie al tuo piacere. Pubblico. Alla prossima, Ugo. Ciao. Umbe. Quindi probabilmente una delle due o entrambe le cose, e il traffico è ripreso, anche se in maniera estremamente limitata, perché ovviamente una carreggiata, insomma, sì, è parecchio danneggiata, ma questi sono gli ultimi video, come si può vedere, riescono a passare, ma lentamente. Questo andrà a inficiare anche sulla logistica dell'esercito russo. Ma io la interpreto come un'ennesima, diciamo, operazione per fare pressione al nemico, perché agli ucraini non conviene buttarlo giù adesso il ponte, conviene lasciarlo aperto per incoraggiare i russi ad abbandonare la Crimea. Più se ne vanno via da lì, e meglio è per loro. E il fatto di avere danneggiato solo una carreggiata ottiene questo risultato di metterli in difficoltà, di mettergli paura. Sì, anche perché non credo che sia così facile da distruggerlo per intero, ci vuole veramente veramente tanto. Altra cosa interessante, nello stesso momento mentre accadeva questo è esploso anche un deposito in Crimea. Sì. Si continua, insomma, l'attività. Questo è il deposito che salta in aria in Crimea, abbastanza vicino, insomma. Deposito di munizioni, sempre a dimostrare che il ponte è fondamentale. Certo. Questo è nel posto di Pato Budanov, a rivendicato l'attacco. Dice un'operazione ha avuto successo nella Crimea occupata. Lui c'ha questa faccia, no? Sì. Io ho visto una sua intervista, e anche quando ride la faccia non cambia. Cioè, ride? Ride dentro, internamente. Ride, no, fa la risata del glaciale, un po' sadica. Mm-hmm. Beh, mi hanno raccontato che era un tipo... che faceva missioni. Beh, sì, lui ha un'esperienza di forze speciali. Ma lui è un personaggio che si è iniziato a conoscere quando a un certo punto
il servizio segreto russo ha cercato di farlo fuori e hanno mandato un team a Kiev per mettere una bomba sotto la sua macchina. Solo che hanno fatto casino, la bomba gli è scoppiata in faccia, fondamentalmente lui era in un negozio a fare degli acquisti e hanno catturato tutto il team. Perché lo volevano uccidere? Perché lui era già stato protagonista di operazioni tattiche di sabotaggio in Crimea e con un team di suoi compagni di Commandos aveva cercato di fare un'operazione di mettere una bomba in occasione di una visita di Putin. Quell'operazione era saltata perché le spie russe li avevano beccati, ma nello scappare, in due conflitti a fuoco, hanno ucciso un colonnello dell'FSB e una sentinella dell'esercito russo. Quindi lui, che comunque non ha portato a termine la missione, ma sono riusciti a salvarsi tutti gli ucraini, nell'andar via hanno ucciso invece dei soldati russi, cioè hanno messo delle targhe commemorative in Crimea della morte di questi, dell'ufficiale e del soldato, e quindi quella era la vendetta. Da quel momento abbiamo iniziato a scoprire giornalisticamente che questo personaggio era importante. Prima, essendo membro delle forze speciali, non si sapeva nulla di lui, quindi era un personaggio molto oscuro. Ed è uno di questi, tra l'altro lui è molto giovane, ha 37 anni mi sembra, già generale. In questo momento lui non è soltanto il responsabile del GUR, che è come il GRU russo, cioè il servizio di intelligence militare, è membro del comitato di sicurezza per lo spionaggio, che risponde direttamente al gabinetto del presidente. Quindi sotto di lui c'è anche il coordinamento dell'altro servizio di informazioni o di sicurezza, che è l'SBU. Quindi personaggino piuttosto affilato. Una cosa simpatica che vi racconto, io ho sentito una sua intervista da parte di una giornalista ucraina molto brava, che fa tutte interviste, un'altra come te Mirko, fa tutto su YouTube, e lei a un certo punto un giorno le ha chiesto nella sua esperienza quando loro hanno catturato questo team di killer, che erano sicari insomma per ucciderlo, e lui ha voluto interrogare personalmente queste persone. E lei, sai, da donna giornalista, gli ha chiesto, ma cosa vi siete detti? E lui ha detto, una tranquilla conversazione tra professionisti, che significa, oggi avete provato a uccidermi, domani tocca a me a provare a uccidervi. Quindi, come per dire, nessuna emozione, fanno il loro lavoro e io faccio il mio. E la giornalista è rimasta di ghiaccio. Ok. Allora, cioè, Mirko, come mai se la ferrovia che passa vicino a Volodya è cruciale per i russi, gli ucraini non hanno ancora distrutta? L'abbiamo spiegato 100 volte, distruggere le ferrovie con gli HIMARS, con gli Storchado è perfettamente inutile, ma a parte difficile, è inutile, perché tanto nel giro di poche ore si sostituiscono, quindi non vale il costo dei missili e del tempo che ci perdi dietro. Qualcuno mi chiedeva se possono usare gli Storchado, sì, ma ne dovresti usare veramente tanti, anche perché lo Storchado, come abbiamo fatto vedere con Taiman, Tainer ha due testate, con la prima buca, con la seconda si inserisce e poi esplode. Queste sono strutture veramente grosse, è inutile che distruggi i piani stradali, non è la parte vitale, quelle vengono sostituiti, dovresti colpire i piloni, fare un danno strutturale vero e proprio, quindi è un po' difficilina come cosa. Per il resto c'è un'analisi secondo me molto interessante sulla situazione del fronte di un analista. Una traduzione ampia, eccolo qui. Lui dice: questo mese ho trascorso un po' di tempo visitando le linee del fronte in Ucraina, portando nuove informazioni sulla controffensiva in corso e sulla guerra in generale. Ecco alcune osservazioni generali. Dice: nota, un'analisi più dettagliata uscirà nelle prossime settimane, no? Lui ha parlato con sottufficiali, ufficiali, un certo numero di comandanti di brigata, guardia nazionale, esercito regolare sul campo, oltre a informazioni di difesa, senior funzionari di Kiev, diciamo, no? Uno, la controffensiva. In linea di massima si tratta di un combattimento di fanteria, a livello di squadra, plotone e compagnia, supportato da artiglieria lungo la maggior parte della linea del fronte. Ciò ha diverse implicazioni. Il progresso è misurato in yard, metri, non in chilometri, data la mobilità ridotta. Questa è una cosa che abbiamo spiegato anche con Capitini. E non avendo loro il potere aereo, se vuoi ammorbidire l'avversario, lo devi fare praticamente con la fanteria e con l'artiglieria, cosa che noi facciamo con le nostre dottrine aeree. Due, le formazioni meccaniche sono
ovviamente raramente a causa della mancanza di facilitatori per la manovra, cioè include quantità insufficienti di attrezzature per lo sminamento, e si è visto, non ne hanno abbastanza. Difesa aerea TGM, cioè non hanno abbastanza difese aeree per proteggere tutte le unità. Questo potrebbe essere un grosso limite, il limite per loro per impiegare un gran numero di brigate. Non riescono ad avere copertura aerea per tutte quante. Quindi o agiscono molto ristrette, questo l'ho notato sul fronte di Orikiv e anche quello di questi paesini maledetti, Novovasilivka, dove operano veramente tante brigate in uno spazio ristretto, evidentemente per avere una copertura aerea a Velika Novosilka, ecco. Quindi questi sono dei grossi limiti, anche perché lo vedete, devono proteggere Mykolaiv, devono proteggere Odessa, quindi il numero di batterie a disposizione è quello che è. 3. Le forze per l'impostazione predefinita sono passate a una strategia di logoramento basata su fuochi sequenziali piuttosto che su manovre. Questo è il motivo per cui le munizioni a grappolo sono fondamentali per estendere gli attuali tassi di fuoco fino all'autunno, indebolire le difese russe a un livello totale da consentire manovre. Vi ricordate che noi abbiamo fatto tutto un discorso sia con Capitini che con Stirpe sull'utilizzo delle riserve russe e sulla rotazione delle unità? Beh, sappiate che oggi è arrivata la conferma anche dall'altra parte, perché il comandante della 58esima armata armi combinate, Popov, è stato dimesso dopo le sue critiche a Shoigu sulla mancata rotazione delle unità e l'utilizzo delle riserve. Quindi sono gli stessi russi che hanno confermato questa analisi dall'altra parte. Questo significa che quello che stanno tentando di fare gli ucraini, cioè attirare le riserve russe e logorarle, accettando un loro stesso logoramento, è la strategia di base che stanno attuando. L'altro problema sono i campi minati. Tra l'altro c'è anche un video di Mark Mille dove dice che il problema più grosso sono i campi minati, che limitano lo spazio di manovra e quindi ti forzano a muoverti lentamente. Non sto qui a leggerla tutta perché c'è veramente tantissimi punti, però è nella descrizione e vi consiglio insomma di leggerla, perché è molto interessante e in buona parte conferma quello che abbiamo detto nelle ultime 4-5 live con il generale e con il colonnello. Vediamo altre cose che secondo me sono interessanti. C'è il discorso di Mark Mille. Noi avevamo fatto un'analisi con l'Anzara sul discorso di quanto fosse auspicabile dare gli F-16 agli ucraini, viste le difficoltà di adottare questi velivoli con tutti i problemi logistici. Beh, pare che anche Mark Mille insomma sia della stessa idea: è più facile dotare gli ucraini di antiere, quindi dello scudo più che della spada. Questo è quello che dice Mark Milley ora. Dice, per fare una matematica veloce, 10 F-16 costano 2 miliardi. I russi hanno centinaia di caccia di quarta e quinta generazione, ecco, di quinta proprio no, però di quarta sì, e quindi è molto difficile mettere gli ucraini in una condizione di 1-1, anche solo di 1-2. Ci vorrebbero, dice, secondo lui, più soldi di quanti sono stati dati finora. E quindi è più facile dare le armi. Now, having said that, just do a quick math drill here. 10 F-16s are $2 billion. So the Russians have hundreds of fourth and fifth generation airframes. So if they're going to try to match the Russians one for one, or even, you know, 2-1, you're talking about a large number of aircraft. That's going to take years to train the pilots, years to do the maintenance and sustainment, years to generate that degree of financial support to do that. You're talking way more billions of dollars than it's already been generated. Poi, se volete sentire... Se volete poi sentire la versione integrale di quello che dice, fa un'analisi dell'offensiva, c'è il link, sono circa mezz'ora dove Mark Milley più o meno dice le stesse cose che abbiamo detto noi sui problemi operativi dovuti ai campi minati, quindi è il motivo per cui l'offensiva va come va. Questi sono i loro limiti. Tra l'altro ci sono anche notizie dei nostri simpaticoni della Wagner, sono stati visti in movimento di nuovo in Bielorussia, 2000, cioè chi dice 3000 truppe sono entrate con 300, non so perché così precisi, 362 militari e veicoli militari, e ci sono vari video, per lo più io ho visto veicoli non militari, cioè nel senso si spostano con qualsiasi cosa a loro disposizione, sono entrati da questa zona, come si può vedere. Questa è la strada che stanno facendo verso la Bielorussia,
il grosso è stato visto senza veicoli militari, quindi non so quanto sia affidabile la fonte che diceva insomma veicoli militari, perché vedi il grosso si muove in pick up, sì militari, ma sono dei pick up, ecco, senza armamentare. Cioè qualcuno diceva che Shoigu li ha disarmati, no? Quando gli hanno confiscato le cose in Russia, e c'è la risposta da parte degli ucraini a questo movimento. Cioè il generale Serhiy Nayev, riguardo alla Wagner, i possibili attacchi, dice che insomma stanno predisponendo tutta una serie di campi minati. Dice: sappiamo che ci sono i mercenari della Wagner che stanno arrivando nel territorio bielorusso recentemente, siamo pronti a reagire e stiamo creando delle condizioni tali in cui il confine ucraino sarà completamente impassabile dalle forze nemiche, in particolare l'oblast di Chernihiv, dove ci sono, dice, più di 40 chilometri di fossati anticarro e più di 30.000 mine piazzate. Quindi dice: se proveranno a mettere uno dei loro sporchi stivali, la morte li aspetterà. Questa è la dichiarazione del generale ucraino. Quindi stanno insomma prendendo le loro contromisure rispetto ai movimenti della Wagner. Per il resto, secondo me questa è una cosa interessante, perché conferma l'analisi che abbiamo fatto, è la storia di Popov, cioè la rimozione di Popov, sì, dopo che ha fatto una serie di critiche giuste. Secondo me il generale Popov ha assolutamente ragione, perché serve una rotazione da parte delle unità russe, no? Il generale Ivan Popov è stato riportato che è sparito dopo la pubblicazione delle sue highly critical remarks, diciamo delle sue critiche estremamente feroci riguardo alla condotta della guerra nel sud dell'Ucraina. Ha detto prima che è stato rimosso per queste critiche, insomma, dai suoi capi, e c'è un audio, insomma, suo che potete ascoltarvi. E cosa comportavano queste critiche? Io sono andato a leggermele, e comportavano proprio il discorso che diceva, vedi, raised the issue of needing to rotate units. Dice che va fatta rotazione delle unità, perché quando diventano stanche cominciano a subire delle perdite troppo elevate. E Gerasimov invece ha dato la colpa a Popov, dicendo che andato in panico e dà la colpa all'alto comando, e Popov ha detto che era pronto a riportare del problema personalmente a Putin, e Gerasimov l'ha rimosso dalla sua posizione. Secondo me è un bravo generale, perché fronte sud, dal punto di vista di quello che hanno fatto, sia dal punto di vista delle conquiste sia dal punto di vista adesso delle difese, sicuramente il fronte che meglio si è comportato per i russi. E se questo è sicuro delle sue critiche, tanto da andare a dire in faccia a Putin, beh, direi che è Gerasimov che non ha le palle di permettere a quest'uomo di andare davanti a Putin a dirgli quali sono i problemi. Sì, non è una bella notizia che i generali, quelli bravi, finiscono male, perché anche Suvorkin, che aveva una brutta fama, però ha dimostrato di essere un grande professionista per la ritirata a Kherson, con tutti i mezzi materiali, insomma, ricorda la ritirata quasi ritirata di Rommel della Main, che salvò praticamente la condotta molto bene dei mezzi. Avere il coraggio adesso di ritirarsi, di dire al tuo dittatore che c'è bisogno di ritirarsi per questioni tattiche strategiche, e condurre una ritirata sotto il fuoco degli ucraini con l'IMAS, con l'informazione occidentale, perdendo pochissimo dal punto di vista militare, io non posso altro che fargli complimenti, no. Sia per il coraggio sia per la questione logica della situazione. No, e quindi il fatto che questo esercito, anziché premiare i bravi comandanti per logiche diverse, che sono quelle che bisogna coprire le responsabilità di altri, cioè qui non è soltanto una lotta tra la gerarchia militare ufficiale russa e quelli della Wagner, che sono i mercenari, i super pagati con dubbia provenienza. Qui c'è una lotta di potere all'interno dell'esercito russo, dove non prevalgono quelli bravi, che durante una guerra sono quelli invece che dovrebbero crescere, ma prevalgono quelli che devono coprire le loro manchevolezze. I più fedeli invece che quelli più bravi. Io sono Rovi, non li avrei mai rimossi, ad esempio. Sì, cioè voglio dire, hai bisogno di quelli in questo momento critico, perché gli ucraini, tra gli attacchi che ti stanno facendo alla rete logistica,
la pressione enorme che subisce l'esercito, se mancano i comandanti, quelli che i soldati si rendono conto che sono i veri leader, quelli carismatici, cioè il crollo del morale arriva molto vicino, insomma. Mi ha colpito molto la tua statistica che hai raccontato col Capitini, che è la media di un generale russo sul fronte di 3 mesi, che è bassissima, cioè veramente una roba, significa veramente, significa, è come un'azienda in cui cambi l'amministratore delegato ogni 3 mesi, cioè diventa ingestibile. Lui dice, da generale non hai il tempo nemmeno di conoscere i tuoi sottoposti, lui scherzava dicendo lo chiami quello alto, quello basso, il rosso, queste cose, sì, qui, sì. Non hai meno il tempo di memorizzare questo genere di cose. Vedi, questo è un errore, non ti devi fidare né di me né di Umberto, ti devi fidare delle fonti. Se dico cavolate, se ti dico che i russi sono arrivati a Lyman e fra una settimana non è così, ho sparato una cavolata. Giusto. Quindi ci sono le fonti che parlano per me. Erano 2 mesi che dicevo che i russi accumulavano cose a nord e ora stanno facendo tutta una serie di attacchi, ed era 3 settimane che dicevo che l'accordo del grano sarebbe saltato, e ho ricevuto tantissimi commenti nell'ultima live da Parisia, di gente che non era d'accordo per me, abbiamo visto chi aveva ragione. Come stanno andando questi attacchi a Krimin? Come si comportano i russi? Erano partiti bene, erano arrivati nei sobborghi di Torsk, ora una serie di contrattacchi ucraini li ha fermati, però la posizione ucraina, come vedi, non è buona, perché si trovano fra Torsk e Yampolivka e hanno il fiume alle spalle, quindi se vengono pressati contro il fiume alle spalle dovranno ripiegare dietro, certo, questa linea. E Torsk è 10 km da Lyman. Tra l'altro Lyman ha subito tutta una serie di bombardamenti nelle ultime 24 ore. Tra l'altro questa mappa, io lo dico, la faccio a fare, che è estremamente pro-ucraino, in realtà sono più avanzati di così. Soprattutto sulla linea dei boschi, qui gli ucraini sono quasi a ridosso del fiume Siversky e rischiano di doverlo riattraversare, perché si trovano con le spalle al muro. Diciamo che la posizione ucraina in generale in questo saliente non è il massimo della vita, perché hai davanti un terreno boschivo, davanti dietro un fiume, qui è un altro fiume, davanti non hai città, c'è un buco di campi, sì, fra Yampolivka e Cervonopopivka, quindi sono delle posizioni abbastanza problematiche. È vero che se gli ucraini si scavallano, diciamo, il fiume dall'altra parte, le zone dove i russi possono attaccare diventano molto più limitate, quindi è più facile bloccarli in quelle direttrici. Ora metto la mappa, quella generale, così si ragiona meglio, facciamo una carrellata, diciamo, di quello che sta succedendo. Gli ucraini continuano ad attaccare dalle parti di Pyatykatki, senza particolari progressi. Hanno cambiato un po' strategia, invece di fare attacchi frontali hanno cominciato a martellare con i droni, con l'artiglieria, i punti di raggruppamento russi più in profondità. Ci sono vari video di carri che vengono distrutti. Hanno rinnovato tutta una serie di attacchi da Orikhiv verso Robotyne, allargando proprio il fronte in cui le unità sono coinvolte. Cioè ormai si combatte anche a Novopokrovka, quindi stanno allargando. Infatti le unità russe cominciano ad impegnarsi sempre di più verso questo saliente, grandissimi scontri, pochi progressi. Dove invece stanno ottenendo di più e ci sono stati dei cambiamenti, ovviamente è stato il saliente più a nord, che è scomparso completamente. Una volta c'era un saliente russo che più o meno ricopriva quest'area, per dare un'idea, era così. Qui i russi ora stanno combattendo a Stormayorsk, dove gli ucraini avevano tentato la settimana scorsa un attraversamento 5 volte, a Urojane, qui, ed erano state fermate, perché qui vedete c'è il fiume che fa questa specie di serpente, quindi è abbastanza complicato trovare un punto. Allora gli ucraini hanno cominciato ad attaccare dall'altra parte. Se guardate la live di 3-4 giorni fa, i russi erano qui, ho lasciato il cerchietto dove c'erano i combattimenti. Ora gli ucraini sono avanzati circa un altro chilometro, perché ovviamente, non riuscendo a passare dal lato est, stanno attaccando dal lato ovest, Storomaisk. Questi simbolini qui che mettiamo, questi marker, significano colpi di artiglieria o missilistici ucraini all'interno della città. Lo stesso sta avvenendo sul fianco, dove gli ucraini stanno coinvolgendo sempre più truppe. In questo momento si sta combattendo dalle parti di Stepove, Vishneve, Priyutine,
queste zone qui, quindi il fianco praticamente. Qui i russi hanno dovuto utilizzare varie riserve, famosa rotazione che Popov chiede, perché io le riserve le posso anche utilizzare, ma poi le riserve dopo un paio di settimane hanno bisogno di riserve a loro volta. Gli ucraini qui invece, come si può vedere, hanno accumulato molte più unità, quindi riescono a fare rotazione senza logorare le loro truppe. Però in generale, bisogna dirlo, i russi sono riusciti a tenere, ad oggi siamo 42-43 giorni dall'inizio delle azioni offensive, hanno contenuto gli ucraini ancora nella fascia di contenimento, neanche la prima linea, motivo per cui hanno visto che bene o male la situazione qui è tamponata, sono partiti con tutta una serie di attacchi. In questo momento stanno attaccando sui fianchi di Marinka, che ricordiamo è un territorio lunare praticamente, attacchi nuovi che non erano mai avvenuti, soprattutto in questa zona, a Novo Mikhailivka e dalle parti di Pobieda. Negli ultimi mesi qui non era successo nulla, e sono partiti anche con attacchi, infatti sono tutti del Donetsk questi, dalle parti di Permovaiske e a sud di Avdivka, mentre gli ucraini stanno spingendo verso Vesele. Qui i russi sono un po' indietreggiati, ma i russi hanno portato delle unità della VDV, quindi c'è tutta una serie di attacchi e contrattacchi. Diciamo che si sta animando un po' tutto il fronte. Gli scontri più duri che stanno avvenendo, a parte quelli sul fronte di Zaporizhia, sono quelli sul fronte di Bakhmut, dove gli ucraini stanno attaccando con ondate su ondate, per quanto riportano i russi, a Klishivka, e come si può vedere gli ucraini hanno quasi completamente preso la linea Boschiva. In alcuni video che ho messo sotto si vedono gli ucraini che già vedono le prime case di Klishivka dai boschi, cioè probabilmente erano in questa zona qui, perché già riuscivano a vedere queste zone qui, e in questo momento c'è tutta una serie di assalti e contrassalti su questa zona collinare sopra Klishivka. Diciamo che gli ucraini stanno mandando sempre più unità, le unità che stanno combattendo di più sono quelle dell'Azov. La terza dell'Azov è quella più coinvolta, quella che rilascia più video, che ci fa vedere più cose. A nord invece di Bakhmut, i tentativi ucraini dalle parti di Berkivka sono risultati fallimentari, i russi sono riusciti a bloccarli, mentre pare che in queste ultime 24 ore ci siano dei progressi a nord di Dubovo-Vasilivka, cioè da queste parti qui. Si parla che i russi si stanno ritirando a Dubovo-Vasilivka, vedremo se è così, insomma, nelle prossime 24-48 ore. Per quanto riguarda invece più a nord, cioè verso Soledar, c'è stato tutto uno scambio di artiglieria fra la decima di montagna e un po' di truppe del Lugansk che si erano accumulate a Berestove, ma non ci sono manovre offensive da parte di nessuno dei due. Il grosso sta venendo a nord. A nord, dove gli ucraini stessi, questo anche per rispondere alla domanda del donatore, qui gli ucraini stessi già due mesi fa denunciavano un accumulo di truppe pari a circa 100.000 uomini, 900 carri armati, anche se molti di tipologia vecchiotta, e un 500 artiglierie. Non è un caso che ci sono quattro brigate di artiglieria subito dietro il fronte, e qui i russi stanno avanzando sul fronte boschivo, quello dove si vedevano i famosi Terminator. E qui, come si può vedere, la posizione della 27esima e della 54esima ucraina sono abbastanza precarie, tutta foresta dietro al fiume, quindi probabilmente se si ritirano verso questa direttrice. Una serie di contrattacchi ucraini è riuscito a tamponare, diciamo, l'attacco russo da Dibrova verso Torske, che ora è sotto fuoco di artiglieria russo, e ci sono tutta una serie di combattimenti davanti Torsk e davanti Yampolivka e nei campi, come puoi vedere, davanti Cervonopopivka, che non danno particolari posizioni dove gli ucraini si possono assestare, soprattutto con tutta questa serie di fiumi e laghetti che hanno alle spalle. Molto probabilmente, se gli ucraini vengono pressati, si ritireranno intorno a questa linea qui, il che gli darà un modo, certo. Vedi che incanala la difesa naturale. Sì, qui in canali praticamente i russi che dovranno sfruttare questi anfratti, diciamo, per riuscire a passare. Ridurrà di molto il fronte, questo significa che gli ucraini possono concentrare le truppe solo nelle zone di passaggio. Intanto si riportano unità geolocalizzate russe che si stanno muovendo dalla frontiera russa nella parte nord, tutta una serie di brigate che sono in movimento verso questa zona, cioè la zona nord di Kupiansk, e si registrano tutta una serie di combattimenti in questo momento a sud di Vilshana,
praticamente in mezzo ai campi, e anche bombardamenti russi a Sinkivka. Mi pare che l'obiettivo russo sia abbastanza ovvio, probabilmente Kupiansk, o quantomeno tagliare la via di ritirata di alcune unità ucraine schierate troppo avanti. Diciamo che il pericolo più grosso per gli ucraini non è tanto nord, perché a nord possono riassestarsi su questa linea, quella con il fiume Oskil, quanto a sud, perché se i russi dovessero riuscire a prendere Liman, la cosa più ovvia dopo Liman è praticamente andare a Izium, via strada, sono collegate piuttosto bene via strada, sì. E se prendono Izium, praticamente tutto questo fronte ucraino si trova tagliato fuori, cioè deve riassestarsi sull'Oskil praticamente. Questa cosa serve? In realtà è un discorso, non tanto un'offensiva russa, è più un discorso di economia di forze. Se i russi riescono a spingere gli ucraini dietro all'Oskil, come agli ucraini serviranno meno truppe per difendere soltanto i passaggi, lo stesso varrà per i russi, il che significa che potranno spostare queste unità altrove o utilizzarle per una maggiore concentrazione di forze. Quindi è un riassestamento del fronte per fare economia di forze, a meno che le unità ucraine non cedono e loro sfruttano il vantaggio. Però non è ancora un'offensiva, è un testare il terreno anche per vedere la reazione ucraina, perché se le cose vanno male gli ucraini sono costretti a utilizzare delle loro riserve per andare a tamponare questo fronte, il che significa inficiare lo sforzo su altri fronti. Sì, è una manovra di alleggerimento, mentre c'è la grande... mentre gli ucraini dovrebbero essere totalmente concentrati ad attaccare giù a sud, questa pressione su quel lato lì li obbliga a distrarsi, a distrarre riserve, non li fa ottimizzare i loro sforzi, e quindi è ben concepita. Senti, una domanda, sono curioso, tu come interpreti i contrattacchi russi di fronte alla loro prima linea di trincee? Perché mi ricordo nella tua videata con Stirpe che lui diceva forse i russi non vogliono usare come dovrebbe essere da manuale quella prima linea di entrenchments, di trincee, in modo da poter contrattaccare dopo gli ucraini appena l'hanno passata, no? Se pensiamo, non so, usiamo la metafora di Kursk della tua recente bel video, insomma, i tedeschi sono dovuti prima indebolire nel far fuori. Faccio vedere una cosa che ti farà incazzare. A me? Perché? No, non mi arrabbio. Quando viaggiavo andavo spesso a Mosca. Me l'ha mandato un fan. In realtà è bielorusso, non è russo. Me l'ha mandato un fan con tanto di tutte spillette, perché io colleziono queste cose. Ora mi daranno del filo russo. Sì. Capito? Pubble? Fammelo ora lo screen. Va bene, va bene. Ma ne ho comprati anch'io e ne ho regalati ad amici, non ti preoccupare, siamo abbastanza al di sopra di queste meschinità attribuzioni. Hanno cambiato, nel senso, nella prima fase agivano come le vespe, andavi a stuzzicarli, venivano fuori e ovviamente subivano le stesse perdite che gli ucraini subivano nella fase di assalto. Poi hanno imparato a ritirarsi di scacchiera in scacchiera, e lì gli ucraini hanno subito loro più perdite, perché ovviamente fra mine sì. Io le chiamo dinamiche, cioè quando sparano, no, le mine contro il movimento, lì gli ucraini dopo un po' hanno dovuto dire no, aspetta un attimo, non ci conviene nemmeno a noi. Quindi quel processo lì è cambiato, ma un po' come dico sempre, nessuna strategia può essere applicata all'infinito aspettandosi che l'avversario si comporti sempre in maniera uguale. È cambiato anche il movimento tattico ucraino, dalla colonna, ha visto le colonne parallele, perché era troppo stupido muoversi in colonna, se veniva bloccato il primo mezzo andavano in panico. C'è anche una parte cinica degli ucraini, la 47esima è una delle brigate considerate tra le peggiori, infatti è la prima che è stata mandata, più sacrificabile. Non lo so, bisogna vedere come andrà ora, perché ora gli ucraini sono in fase di riassestamento, stanno spingendo nei punti dove ritengono di poter avere guadagni, e l'abbiamo fatto vedere. E i russi stanno riconsiderando anche loro l'utilizzo delle loro riserve. È anche possibile che cedano terreno per aspettare gli ucraini sulla prima linea, che è ancora più dura, insomma, della linea di contenimento. Secondo me Popov ha assolutamente ragione. Poche unità russe per
per tappare, quindi si logorano nel tempo. È una gara di logoramento, ovviamente chi sta in difesa si logora di meno. Gli ucraini però lì localmente, io lo dico sempre, localmente sul fronte di Zaporizhia hanno una concentrazione di forze superiore a quella russa, quindi non so fino a che punto possono permettersi di logorare una parte delle loro forze per poi utilizzare le altre per fare lo sfondamento, se questo processo andrà a discapito della capacità di effettuare lo sfondamento, e è ormai innegabile, lo dicono anche i blogger russi, che entrambi stanno subendo un livello di attrito estremamente elevato, quindi potrebbero stancarsi entrambi, insomma, di questa situazione. Ora una fase di riassestamento. Senti, un'altra curiosità, ma Kinburn-Spilt è ancora in mano ucraina? Perché avevano preso quel pezzettino, quel ditino di quella penisola che c'è alla fine della foce del Dnieper. È difficile perché ci sono continue incursioni e nessuno dei due mantiene, diciamo, delle unità controllo del territorio. Sì. Beh, quindi... io ci sono stato, per quella curiosità, sono stato proprio, ci ho passato, è un bellissimo posto, è un'oasi naturale, ma non ha difese, cioè è proprio una lingua di sabbia con qualche alberello, quindi... È come la zona del ponte Antonovsky, cioè la prendi e poi non ci puoi rimanere in maniera stanziale perché ti subissano gli artiglieri e sei costretto ad abbandonarla. Serve sempre per mantenere sul Kivala i russi in modo che non possano liberare quelle unità lì. Poi, come abbiamo detto con Steiner, gli ucraini hanno due brigate equipaggiate con equipaggiamento per attraversamento di fiumi e di lagune, e un reggimento aviotrasportato che è stato preparato. Io credo che le utilizzeranno solo qualora ottenessero uno sfondamento sul fronte di Zaporizhia. Fanno anche questo attraversamento probabilmente per appoggiare in questa zona, per appoggiare e fare in modo che i russi vadano a inviare lì delle riserve. Non è detto nemmeno che l'attraversamento debba avere grande successo, serve per divergere truppe russe che altrimenti potrebbero andare a tappare l'attacco ucraino. Prima o poi qualcosa faranno con queste truppe in questo quadrante. È abbastanza ovvio che tutto quell'equipaggiamento prima o poi troverà un suo impiego. Qui continuano a mantenere la testa di ponte, che però viene ridotta sempre di più. Già arrivano la notte, stanno nascosti sotto al ponte, sì, diciamo. Sì, sì. Non è qualcosa di attuabile. Non è qualcosa di attuabile, diciamo, è più qualcosa per mantenere i russi sempre dispiegati su questo fronte. Però prima o poi faranno. Quel terreno lì è secco? Quel terreno lì si è già asciugato, secondo te, quello dell'alluvione? È già calpestabile? È basso, secco no. È umido, ho visto dei video, è limes praticamente, è fango. Però gli hanno dato 10 km di traversine d'alluminio, che le butti giù e ci passi con i mezzi. I tedeschi gli hanno dato 10 km di questo equipaggiamento che possono sfruttare, sai, con tutta la serie di isolette che si stanno formando sul Dnieper, che è molle, terreno molle, cioè se ci passi con un carro ci affondi praticamente nel fango. Infatti. Invece con questo la pressione specifica al terreno viene ridotta e quindi puoi passare. Prima o poi faranno qualcosa con questa roba. Cioè, ci aspettiamo, insomma, che prima o poi verrà utilizzata. Poi io nelle fonti, ve lo dico, vi ho messo tutta una serie di fonti specifiche per Storomaisk, Orehiv, Velika, Marinka, Avdivka, Kurdiumivka, quindi chi vuole andare a vedere specificamente ogni singola situazione con dei video proprio di combattimento, ma anche con delle mappe specifiche, delle situazioni più precise della mappa generale nostra, perché ovviamente io posso zoomare quanto voglio, ma non arrivo a un livello di precisione tale nell'ordine dei 100 metri di cosa succede a Piatti Cattichi. Trovate tutte le fonti in descrizione. Qualcuno ci chiedeva qual è il morale a Odessa. Ma allora, il morale di una città straordinaria che vive questi bombardamenti e questi attacchi, cioè chiaramente con paura, sì, perché poi Vabbè, Limo, ma... ok, sì, vabbè,
Ok, grazie per la correzione. Ma Odessa di giorno torna a vivere come se nulla fosse successo. Si parla, si commenta, ci si scambiano le impressioni di quello che ci è successo di notte. Però il giorno dopo la gente si incontra negli appuntamenti, la gente va in ufficio, la sera i ristoranti sono pieni, ci sono dei concerti di jazz, concerti di musica classica. Occhio perché suoni come Berlusconi, eh? No, io non voglio sembrare, diciamo, superficiale o troppo così, un po', diciamo, strano, però per me è un segno di forza della città. Cioè, il fatto che in uno dei boulevard più importanti della città, già adesso, in questo momento, nonostante questi attacchi, abbiamo una percezione di sicurezza superiore a un anno fa. Cioè, noi un anno fa avevamo le navi della flotta del Mar Nero che venivano di fronte alle spiagge e sparavano sulla città. Venivano poi sono state colpite, poi sono state colpite e hanno cambiato idea. Hanno cambiato idea perché all'inizio gli ucraini non erano in una situazione, si difendevano con i denti e si erano preparati, però non avevano ancora ricevuto quello che hanno ricevuto successivamente, che rendono adesso inespugnabile Odessa. Per cui la vita Odessa è una vita che sta tornando a riferire socialmente con preoccupazione. Cioè, io vi dico che a cena qualche volta ho qualche amico, degli ucraini naturalmente, che mi dicono: una settimana fa è morto mio cugino, ufficiale d'artiglieria colpito dalla controbatteria. Cioè, si parla di queste cose. Però nonostante tutto la gente si incontra, la gente inizia a parlare del futuro, cercano di vivere guerra, della situazione, no? E si vive anche con coraggio. Ti abitui anche. Innanzitutto sembra strano, ma guardate, quando ci sono le sirene, gli allarmi antiaerei di giorno, la maggior parte delle persone non si ripara più, cioè è come se passasse un'ambulanza. Di notte invece le prendiamo sul serio perché sappiamo che gli attacchi di notte sono molto probabili. Però al di là di questo si ha la possibilità di vedersi tra le persone, di andare a cena, ma soprattutto di andare, immaginatevi che di andare a un concerto all'opera, quindi con il teatro pieno a metà, perché non lo riempiono tutto per motivi di sicurezza, lo riempiono a metà perché il teatro dell'opera ha dei sotterranei molto ampi, quindi si possono eventualmente riparare, ma l'idea di dire torniamo a sentire la musica per reagire, perché c'è anche questo concetto: i soldati sanno che difendono dietro di loro comunità vive. Il soldato non combatte se sa che alle spalle c'ha una città desertificata, se il fatto di sapere che i propri familiari, i propri parenti continuano a vedersi, a sentirsi, a fare qualcosa, è una cosa che tiene anche alto il morale. Quindi questa è la situazione di Odessa, è una città dove chi viene rimane quasi scioccato perché ci si aspetta una situazione di terrore, invece vedi la gente nei caffè che beve e che scherza e che sorride. Allora, come dico, ma in caso di tentativo di attraversare l'Ucraina, i russi potrebbero provare a distruggere qualche diga più a nord? No, l'abbiamo già spiegato con Timer, perché le dighe a Zaporizhia e a Dnipro sono delle strutture veramente massicce, sono delle dighe veramente enormi che se li colpisci con qualche calibre non li fai assolutamente niente. Quindi non lo puoi fare, se non l'avrebbero già fatto da un pezzo, anche perché sono delle importanti hub logistici da cui passano i rifornimenti ucraini, le truppe ucraine per il fronte di Zaporizhia. Comunque la ricostruzione della diga di Nova Kakhovka è diventato uno dei progetti prioritari della ricostruzione ucraina, quindi ci sarà da lavorare per grandi aziende di ingegneria internazionale, perché da quello dipende moltissimo dello sviluppo economico del futuro del paese. Beh sì, è un'opera insomma abbastanza... Non possono lasciarla così, è una questione... Cioè, tocca troppe cose, non soltanto l'energia elettrica, non soltanto, ma tutto quel bacino lì, di quella diga c'è bisogno per rilanciare l'economia di tutta quell'area. Domanda: quante strutture civili sono state colpite dall'ultimo attacco? Dunque, civili, il primo attacco si è concentrato sul porto e la città è rimasta abbastanza intatta. Invece, diciamo, la distruzione più importante di Odessa è avvenuta in questo mercato fuori città,
è un mercato che si chiama Settimo Chilometro ed è una roba gigantesca. Immaginatevi una, tutta un'area piena di magazzini, lì vanno a container, cioè ti mettono il container lì, apri il container, diventa un negozio, dove si trova tutto, si trova dai fiori al cibo, ai vestiti, a materiale per l'edilizia. Ecco, quella zona non era protetta, nessuno si aspettava che l'attaccassero e l'hanno colpita e hanno distrutto un'area di circa una decina di negozi, di notte, quindi non è morto nessuno, per fortuna, però questa è l'infrastruttura civile che ha subito più danni. Ok. Allora, siccome questa era solo una live e poi un complesso. Sì. Poi c'è un complesso turistico vicino a Mykolaiv. Non volevo dimenticarlo. Poverini, hanno avuto un'infrastruttura su vicino alla costa che ha preso fuoco, un incendio che ha distrutto qualche casa e qualche albergo. Ma questo è il massimo che sono riusciti a fare questa volta. Ok, allora, questa era solo una live di aggiornamento perché non sta succedendo tantissimo, quindi a me non piace tirarla per le lunghe quando non c'è molto da dire. Quindi vi abbiamo tenuti aggiornati sulla situazione con qualcuno che è veramente lì, quindi vi rimando a domani perché domani ci sarà Gastone Breccia, è un altro ricercatore. Parleremo di Libia e di altre cose, poi durante il mese ci sarà uno speciale sulla Wagner con tutta la storia della Wagner in Africa, raccontata bene con le fonti, guardatemi negli occhi. Bravo, molto interessante. Certificando il tutto, diciamo. E poi vedremo, insomma, se succede qualcosa, chiameremo generali, colonnelli e quant'altro. Ultima cosa, voi credete che 100.000 sul fronte est dell'Oceano dell'Atlantico equipaggiamento siano in grado di mettere i russi in condizione di sperare un'offensiva determinante? No. Non credo che nessuno dei due è in grado di fare un'offensiva determinante al momento. Credo che sia un'opera di alleggerimento e di, diciamo, ristrutturamento del fronte per fare economia di forze, anche perché è già partita in pompa magna e lo so che tutti i filorussi si sono esaltati. Mi dispiace sgonfiarli come ho sgonfiato i filo ucraini. Non credo che arriveranno a prendere Liman, qui mi sbilancio io, perché già nelle ultime 24 ore gli ucraini hanno tappato anche il solo attacco verso Torsk, quindi non credo che abbiano veramente 100.000 uomini. Lì è anche una zona dove si fa addestramento e rotazione delle unità, quindi 100.000 sì, ma quanti realmente in grado di combattere, quanti addestrati? Ci sono già dei report delle unità a nord di Kupiansk che non stanno dando prova di eccellenza, diciamo, di capacità combattive. Quindi serve per danneggiare ovviamente gli sforzi ucraini a sud. Comunque vedremo nelle prossime settimane quello che succede. Quindi smorzate gli animi, calma e gesso. Io ringrazio tanto Ugo e vi rimando a domani sera. Grazie. Buonanotte a te. A tutti. Saluti da Odessa.